Ben trovati all'ascolto da parte di Alessandro De Gerardis, sono le 12:12, buon pomeriggio, dopo Maria Cristina Manca, eccoci insieme ad affrontare 3 ore di viaggio fino alle 15, c'è Paolo Sorvillo alla parte tecnica e ci sono un bel po' di notizie, cominciamo dalla 9, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, code per attraversare la frontiera, code per lavori sulla 10 tra inizio e fine della Compranari di Savona in direzione della Francia. Code per traffico in A1 nel bivio con la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, code per traffico intenso sulla 1 tra Modena Nord e il bivio a 22 in direzione di Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla 22 tra Affi e Rovereto Nord in direzione del Brennero e anche tra Verona Nord e Affi sempre in direzione del Brennero, abbiamo code di 4 km qui dovute a un incidente. Sulla 27 tra lo svincolo di Belluno e la statale 51 d'Alemagna in direzione di quest'ultima 2 km di coda con tendenza all'aumento per traffico. Code a tratti per traffico intenso in A1 tra Aglio e Calenzano in direzione di Firenze, più a sud rallentamenti per lavori tra diramazioni Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Per la presenza di materiali dispersi sulla 1 traffico che defluisce su 2 corsie tra Valmontone e la diramazione Roma Sud verso Firenze ci sono 4 km di coda con tendenza all'aumento. Andiamo poi in A14, 1 km di coda per lavori tra Lanciano e Ortona verso Pescara, 2 km per incidente sulla 30 tra Palma, Campania e Sarno in direzione sud Salerno, l'incidente al chilometro 33 e 600, ribaltamento di un mezzo pesante, il traffico defluisce all'interno dell'area di servizio Angioina Ovest verso Salerno, in direzione opposta è occupata la corsia di sorpasso, il traffico scorre su 2 corsie. Ritorno per un attimo sul tratto appenninico per segnalare code a tratti per traffico sulla variante di Valico tra Badia e Aglio in direzione sud, quindi verso Firenze. E allora andiamo con la musica, buon viaggio e ancora buon pomeriggio a tutti voi.